Un ben ritrovati da Arco di Trento per questa sesta edizione della Garda Trentino Half Marathon, gara di corsa su strada, podistica, sulla distanza della mezza maratona, 21 km e 97 metri, oltre 2.000 gli atleti iscritti anche quest'anno, terza domenica di novembre, una domenica fredda, con un freddo secco, Arco sede del Casinò che ha fatto la sua epoca, la sua storia, sede anche termale, Riva del Garda, sede a sua volta turistica per via del lago, le correnti che invitano ovviamente molti appassionati di surf, ma anche famiglie che vogliono cambiare aria dalla città, una zona, dicevo, particolarmente gettonata dal turismo anche tedesco, ma anche italiano, e gettonata anche dallo sport, visto che sono numerose le gare di varie discipline che vengono organizzate. Quelle podistiche non sono da meno rispetto alle altre, anzi forse un tantino in più in proporzione rispetto alle altre discipline, e la Garda Trentino Half Marathon è diventata una classica del panorama del podismo non soltanto italiano. Ci sono diversi atleti stranieri che cercheranno di imporsi in questa prova, presente con la maglia della Mapei laggiù Giuliano Battocletti, campione italiano di questa specifica specialità, la mezza maratona, che ha avuto in Italia anche il campionato del mondo recentemente ad Udine. Battocletti non ha corso, ci sono stati altri atleti comunque che hanno cercato di colorire, di tingere di bianco lo strapotere di africani, anche oggi presenti qui a Riva del Garda, o meglio Arco di Trento, sede di partenza, con il numero 9. Vediamo Eric Kipkemei Chirchir, che ha vinto la mezza maratona di Egna, una località non distante, non distantissima da Riva del Garda e da Arco. Siamo in provincia di Bolzano. Guardate quanti sono gli atleti alla partenza di questa strada, che nonostante la sua larghezza diventa un budello rispetto alla quantità di gente che si presenta al via di questa prova. Una pista ciclabile sarà poi il teatro di confronto. Piste ciclabili ce ne sono a bizzeffe in tutto il Trentino Alto Adige, la regione che vanta il maggior numero di chilometri di piste ciclabili. Ce n'è una che la percorre in tutta la sua lunghezza per quanto riguarda la Valle dell'Adige, e ce n'è anche un'altra che percorre il fiume Sarca, che è poi l'elemento geografico di maggior rilievo che accompagna questi podisti verso il loro traguardo. C'è anche un castello lassù, su quello sperone roccioso a strapiombo che caratterizza questa valle, peraltro si vede anche da Riva del Garda. Ci vuole un po' prima che tutti i podisti lasciano la zona di partenza, e intanto davanti si comincia a carburare, non si parte velocissimi, del resto fa molto freddo nonostante gli atleti si siano adeguatamente riscaldati. Non è proprio così agevole evidentemente partire subito a meno di 3 minuti a chilometro, si parte ad un ritmo leggermente superiore, quindi una gara aperta anche, perché no, agli italiani, che potranno con un ritmo non eccessivamente sfrenato mantenere delle buone energie anche per confrontarsi là dove poi la gara diventa dura, là dove i chilometri si accumulano. I keniani se ne stanno lì nascosti. Un'altra telecamera si sposta invece sugli amatori, su coloro che fanno atletica per divertimento, ma ciò non toglie che per correre anche in un'ora e mezza, un'ora e quaranta, si debbano allenare con cognizione di causa e soprattutto con costanza, abituati a vedere questi treni della corsa un po' per talento, un po' perché fanno solo questo, insomma, vanno a ritmi ben maggiori rispetto agli amatori. Non è da dimenticare appunto che anche chi giunge staccato di mezz'ora, 40 minuti da questi professionisti, dicevo, non nulla da togliere al fatto che comunque intendano la corsa con una certa filosofia. Ma veniamo intanto alla cronaca, ancora presto per decidere le posizioni. Giuliano Battocletti è l'eroe di casa, nel senso che è trentino della Val di Non e prova a dettare il ritmo. Le immagini che insistono su quel castello lassù, che fa un po' impressione, visto dal basso, pare quasi a strapiombo. Sicuramente un maniero difensivo che riporta la memoria ai secoli che furono, quando appunto c'erano pericoli anche da paese a paese. Adesso invece andiamo
sul percorso. Siamo al terzo chilometro, si passa attorno ai 9 minuti, poco più, una proiezione molto vicina all'ora e 4, un'ora e 3, comunque sono tempi del resto che sono già stati ottenuti su questo percorso, che quest'anno è cambiato perché esigenze logistiche per poter dare maggior supporto ai podisti si è ritenuto cambiare la zona di arrivo, non più nella centrale piazza di Riva del Garda affacciata sul lago, un luogo splendido e caratteristico, ma l'arrivo spostato al centro fieristico di Riva del Garda, ultimi 2 chilometri fra le aziende e nelle strade un po' anonime di Riva del Garda, però questo dicevo per garantire maggior servizio, visto che poi, dove è stato allestito l'arrivo quest'anno, intanto un ampio parcheggio e poi una struttura adeguata con le docce e tutto quello che serve per poter fare in modo che gli atleti possano rifocillarsi, e allora si è dovuto sacrificare in qualche modo il clima della tradizionale della piazza per favorire, dicevo, quello logistico, e perciò questo ha comportato una leggera variazione del percorso. Non si arriverà più a Torbole attorno al 15°-16° chilometro, bensì prima di Torbole si gira a destra e si va già direttamente sul lago, si corre sulla pista ciclabile che però si protende verso il territorio di Arco, che poi porta subito a Riva del Garda. La misurazione è stata ovviamente fatta e registrata e collaudata, ovviamente il percorso è uguale pressoché poi agli altri anni, anche per pendenza, per cui possiamo parlare anche della storia di questa prova, nata nel 2002, vinta da David Maio, tutti keniani protagonisti a livello maschile nella storia di queste 6 edizioni. Qui intanto c'è un ponte romanico che passa sopra il Sarca e che gli atleti utilizzano al 5° chilometro per fare retromarcia, perché va detto che da Arco il percorso prevede direzione a nord verso Ceniga e poi al 5° chilometro si ritorna giù attraversando il fiume verso Arco di Trento, Arco di Trento che sarà attraversata attorno al 10° chilometro. Dicevo, la storia di questa gara: David Maio, keniano, vinse nel 2002, 1:04:54, Emanuele Zenucchi fu secondo, 1:05:17, e terzo fu Farid El Maraf, marocchino di cui si sono perse le tracce. Tra le donne vinse Laura Ricci, ottenne il primato personale 5 anni fa, 1:15:09, intanto Battocletti pare staccato dalla pattuglia di keniani che hanno allungato su di lui. Questa inquadratura ritrae sullo sfondo, da direzione degli amatori, laggiù, al di là del fiume, che stanno ancora dirigendosi a nord, un'ambientazione particolare questa. Dicevo, nel 2003 è stato ancora keniano il vincitore Samuel Kalia, tra le donne Maria Cocchetti. Nel 2004 fu la volta di Rashid Amor, tunisino in gara anche oggi alle spalle di questi keniani, e Elisa Desco tra le donne. 2 anni fa fu Eliab Kiplagat Kurgat, keniano, 1:01:10, ed è il miglior, la miglior prestazione di sempre su questo tracciato, 61:10. Ivana Iozia tra le donne ottenne 1:13:43, che è a sua volta primato di percorso femminile. E poi l'anno scorso fu Gudissa Shentema, un etiope che è già stato secondo alla maratona di Berlino, a venire qui a far man bassa di vittorie e soprattutto a battere i keniani e l'ucraino Sergei Zakhepa, che completò il podio un anno fa. Elisa Desco bissò la vittoria del 2004, l'anno scorso, col primato personale, 1:14:58, che non ha ancora migliorato, ma che comunque decreta questa atleta sicuramente di buon livello, visto che il muro anche dell'ora e 15 è un muro importante per le donne, anche di soli 2 miseri secondi, perché no? Ma intanto veniamo alla cronaca di oggi, nuova storia, nomi quasi tutti nuovi qui a alla Garda Trentino Half Marathon, Associazione Trentino Eventi, l'organizzazione, Sandro Poli alla regia di tutto, un appassionato podista ancora in attività che cominciò a calcare le orme degli organizzatori quando organizzava Pietra Murata, mezza maratona in una località non lontana proprio da queste zone, parliamo della zona di Dro, un po' più a nord verso Trento, e poi il fascino di voler abbinare l'atletica, perché no, una zona gettonata turisticamente, un indotto economico importante per questa gara che porta qui oltre 2000 atleti ogni anno, e soprattutto un'organizzazione di buon livello e un percorso che si presta, che non va ad intaccare gli automobilisti incalliti. Qui si riattraversa il Sarca e si entra dentro Arco, gli atleti protagonisti sono 4, si tratta di 2 keniani,
un tunisino e c'è anche Henrik Skog, uno svedese. Il piano intanto si sposta su Stefania Benedetti, bergamasca di Albino, Valle Seriana, vincitrice alla mezza maratona di Cremona 5 anni fa. Fu la sua prima vittoria, amore a prima vista per questa atleta per la mezza maratona. Si ripeté a Castelrozzone, allora 13.56. Ha vinto Garniano, Piacenza e Riviera dei Doggi. L'anno scorso è stata terza agli italiani di Rubiera, e questa invece è Laura Giordano, un'atleta che fa duathlon, nativa di Pesaro, cresciuta anche agonisticamente nell'Avis Macerata, e che ha un primato da 1:16.19, ottenuto Vittorio Veneto. Si è migliorata leggermente poi 1:15.50 ed è stata seconda a Ravenna quest'anno, sempre con un tempo simile, 1:16.37. Ha vinto Cesena, Firenze nel 99, esordì, ci risulta, a Villa Lagarina proprio non lontano da qui nel lontano 98, quando fu terza, 1:18.48. Laura Giordano in tenuta rossa alle calcagna di Stefania Benedetti, nata nel 1977, la Benedetti invece nel 69. Gli uomini intanto entrano dentro arco. Rashid Amor, il vincitore di questa gara di 3 anni fa, prova a dettare il ritmo, prova a rompere gli indugi, prova a aumentare un po' le frequenze. I keniani non si lasciano sorprendere, hanno una corsa assolutamente leggera, una falcata sicura, gestibilissima. I visi non sono ancora sofferenti, quando si passa in mezzo ai paesi con la gente, magari che applaude, l'adrenalina sicuramente sale. E adesso c'è un arco che immette nella piazza, diciamo così, nel salotto di Arco di Trento, che in passato è stato anche sede di una gara podistica in circuito di un buon livello, con atleti di valore mondiale che si sono confrontati nel giro di arco che era in notturna nel sabato successivo al Ferragosto, che ha visto protagonisti anche come Poltergata e Stefano Baldini. Intanto qui siamo invece sulla mezza maratona. Ben Amor, Rashid Amor, è affiancato da Eric Chirchir Kipkemei, e con il numero 3 abbiamo Isaac Tanui Kiprotich. Keniani entrambi. Questo Kiprotich ha un primato da 1:02:27, ottenuti a Prato quest'anno, mezza maratona che ha vinto, era il lunedì di Pasqua. Ha corso molte mezze maratone, un tempo simile anche a Bologna in settembre, 1:02:38, è stato terzo a Pavia il 14 ottobre, secondo alla mezza di Cremona e quarto recentemente alla mezza di Arezzo, su un percorso non semplicissimo, 1:02:45, il tempo di Isaac Kiprotich Tanui, che indossa il numero 3, affianca Rashid Amor, che ha vissuto una stagione, quella del 2004, particolarmente intensa, e anche quella del 2005, anno in cui ottenne il primato personale, 61:53, che è anche primato di percorso in quella di Brugnera. Siamo in Friuli. Ha vinto molte mezze maratone Rashid Ben Amor. Torniamo ancora sulle donne, situazione invariata per Stefania Benedetti e Laura Giordano, che prova lasciarsi trasportare da questo treno della bergamasca, sta viaggiando a ritmo di primato personale. Laura Giordano in tenuta rossa, per cui un confronto che continua tra forti amatori che in qualche caso dettano il ritmo. Si viaggia con una proiezione molto vicina all'ora, è 14, perciò non siamo nemmeno distanti dal primato di percorso donne, che appartiene, lo ricordiamo ancora, a Ivana Iozia, stabilito nel 2005 con 1:13:43, che per lei fu primato personale uguagliato. Pensate, la Iozia ha corso questa distanza con questo tempo 3 volte. E adesso si ritorna, come vedete, sul tratto di pista ciclabile che costeggia il Sarca. Lasciamo alle spalle Arco e c'è un lungo tratto, dicevo, di ciclabile in zone miste a campagne leggermente industrializzate che portano verso Riva del Garda. Non c'è vento in questa mattinata, fa soltanto un po' freddo. Come vedete, il freddo è testimoniato dal fatto che Amor indossa i guanti. Ci sono altri atleti che non corrono solo in canotta, ma hanno sotto una maglietta, una t-shirt, perché il freddo evidentemente è pungente. E qui si viaggia in quattro, ci si controlla, un ritmo che tutti e quattro si gestiscono. Difficile a questo punto stabilire un vincitore, probabilmente qualcuno se ne uscirà negli ultimi chilometri e allungherà per cercare di imporsi. Rashid Amor col numero 5
c'è Rashid Jarmouni anche col numero 6 e che è il marocchino tesserato nel gruppo Valchiese, in questo caso marocchino non tunisino come invece è Amor, di nuovo su Benedetti e Giordano nel centro di arco di Trento, mentre davanti i quattro africani continuano nella loro passerella. Rashid Jarmouni ha fatto un bel salto di qualità, ha vinto in passato la mezza maratona di Egna, fu il 2004, fu quinto qui a Riva del Garda 2 anni fa e quinto anche l'anno scorso Jarmouni, con un tempo molto simile a cavallo dell'ora e 6. Ha vinto Toscolano Maderno, la mezza internazionale del Garda, Jarmouni con 1:05:38, primato personale, migliorato recentemente a Brescia, dove è salito sul podio, terzo con 1:05:01. Jarmouni indossa il pettorale 5, mentre Amor indossa il pettorale, Jarmouni il 6 e Amor il 5. Di nuovo sulla gara donne, sempre invariata la situazione con Benedetti e Giordano. Diciamo che anche in questo caso diventa a questo punto difficile prevedere una vincitrice, diciamo che Benedetti ha più esperienza, ha vissuto, dicevo, una intensa attività anche di qualità qualche anno fa, poi uno stop per problemi fisici che l'ha tenuta lontana un paio di stagioni dalle gare, adesso il rientro già dall'anno scorso per la Benedetti, che ha corso anche qualche maratona a buon livello. E adesso ci spostiamo in un punto del percorso che non è distante dal 15° chilometro, a ventaglio gli atleti, con il 6 abbiamo Jarmouni, alle sue spalle Amor, con il 3 Isaac Tanui e con il 9 Eric Chirchir. Alle loro spalle c'è Henrik Skog, questo svedese che ha rappresentato la Svezia negli Europei Junior nel 2002 al cross di Medulin, si ritirò qui in Italia agli Europei del Campaccio, però è stato finalista in pista agli Europei di Göteborg l'anno scorso nei 5.000 metri ed è stato medaglia di bronzo agli Europei Under 23 ad Amsterdam nel 2001 nei 3.000 siepi, distanza nella quale in Svezia non lo batte nessuno a parte quel Mustafa Mohamed, che è uno svedese d'adozione, che quest'anno ha fatto anche i campionati del mondo ma che però è di chiare origini nordafricane, diciamo così, adottato dalla Svezia. Torniamo in testa allora sulla prova maschile. I keniani cominciano a preoccuparsi, hanno un viso un po' sofferente ma anche un po' preoccupato, perché capiscono che faticano a staccarsi di dosso i due nordafricani, i due magrebini alle loro spalle. Vogliono fare selezione, come vedete le frequenze paiono un po' aumentate, ma i nordafricani cercano di rispondere, di non lasciarsi sorprendere. Come vedete Isaac Tanui si gira in continuazione, però poi la selezione avviene, perché il primo paga a fare le spese di questi allunghi è proprio Jarmouni, che a quanto pare dopo due quinte posizioni quantomeno pare riuscire ad agguantarne una quarta. 12° chilometro intanto per le donne, nulla di cambiato per Benedetti e Giordano. E qui con l'F1 siamo invece con Marcella Mancini, che è stata azzurra a Göteborg proprio nella mezza maratona, ha disputato qualche buona maratona, azzurra anche gli europei e ha fatto un bel salto di qualità. L'abbiamo vista anche protagonista in qualche corso su strada, nel corso dell'estate, vista anche a Miglianico. Marcella Mancini, che ha un primato d'onore a 13:15 ottenuto alla Roma Ostia, anno in cui vinse 51esima ai mondiali di Edmonton e poi campionessa italiana di maratona l'anno scorso. Torniamo ancora alla gara di testa maschile, siamo sul viale pedonale di Riva del Garda, quello che costeggia il lago, 16° chilometro per ciò che rimane della testa della corsa, ossia i due keniani, che con i loro allunghi sono riusciti a staccarsi la presenza di Jarmouni, però Amor è sempre alle loro spalle. Amor non molla, visto che, ricordiamo, vinse questa gara 3 anni fa. Gli altri due atleti invece ci risultano esordienti su questo percorso.
Eric Circir col numero 9 ha vinto Bedizzoli l'anno scorso, quest'anno ha fatto sua Egna e Arezzo recentemente e vinse sul suo connazionale Isaac Kiprop-Ciccitanui, che proprio ad Arezzo fu quarto, comunque con un tempo non disprezzabile, 1:02:45. Atleti che si sono confrontati proprio ad Arezzo, l'unica occasione ci risulta nella mezza maratona. Tanui ha vinto anche Lago Negro, una prova di 10 km in Basilicata, la Appia Ram di Roma, ed è stato secondo anche a Boiano, la località del Molise, famosa per una società, la Leca Boiano, gloriosa, che per anni fece una corsa su strada che poi ha rifatto nelle ultime due stagioni. Adesso invece abbiamo con l'F3 Giulia Ruban, che è stata 17esima di Europei Junior di Medulin di Cross qualche anno fa. Mezze maratone ha vinto Schwarzwald in Austria, Vence in Germania, e risulta terza a Merano quest'anno con 1:17:39 la Ruban, e quindi di nuovo qui in Italia per provare, insomma, a fare bene. Nulla da fare intanto ovviamente per la vittoria, che è affare privato tra Laura Giordano, che appare molto concentrata, e a sua volta concentrata Stefania Benedetti, che si chiederà chi sarà mai quella presenza che forse non prevedeva a questi ritmi. Si viaggia per ottenere un tempo al di sotto dell'ora e 15. Intanto è Bagar al 17esimo chilometro, si comincia ad allungare, il primo ad allungare pare essere Eric Circir, addirittura se ne va Amor a questo punto. Amor prova a rompere gli indugi col numero 5, vuole riassaporare la vittoria, prova a allungare, si gira, devo dire un allungo deciso ma forse non abbastanza, è stato uno spauracchio, perché poi dopo quell'allungo è ritornato sul passo precedente, che dà modo agli atleti keniani di poter recuperare con più calma il gap. Evidentemente anche Amor non riesce ad aumentare più di così le frequenze, sicuramente il freddo fa la sua parte. Come vedete Amor si rende conto che il suo allungo non è servito a molto, alle sue spalle c'è subito lì con il numero 9 Eric Circir, e sta recuperando terreno anche Isaac Tanui. Ponticelli da fare che sono un po' simili, ricordano un po' la maratona di Venezia negli ultimi chilometri, a questi ritmi sicuramente possono essere costosi sul piano energetico, vanno presi con una certa leggerezza e non aggrediti, ma non più di tanto, perché possono alla lunga far pagare muscolarmente, soprattutto a fine gara, quelle variazioni di pendenza. Del resto fanno parte del colore di questo percorso unico, c'è da dire, ultimi chilometri corsi in riva al lago, su un tratto, sul passeggio, gettonato da migliaia di turisti che vengono a Riva del Garda in tutti i mesi dell'anno. Sono in tre davanti, due keniani e un tunisino, quest'ultimo vincitore già nel 2004, Rashid Amor. I due keniani sono con il numero 9 Eric Circir e col numero 3 Isaac Tanui, che di cognome fa anche Kiprotich. Ultimi minuti di gara per i tre, che probabilmente se la vedranno allo sprint, finale che nessuno dei tre chiaramente si augura, ma ovviamente le circostanze portano a questo quadretto finale, dove prima erano in quattro, Germuni si è staccato attorno al 16esimo chilometro e adesso sicuramente africani sono i protagonisti. Si tratta di capire chi dei tre avrà la meglio. Amor sta per essere sorpassato, anzi è stato già sorpassato da Eric Circir, che sfrutta ogni angolo di curva per sorprendere gli avversari. Kenya, Tunisia, Kenya in questo momento alla Garda Trentino Half Marathon, in questi ultimi sprazzi di gara. Non si arriva più nella piazza, come detto, di Riva del Garda vicino al lago, ma si arriva al centro fieristico, 2 chilometri ancora di strade un po' zigzagate prima di raggiungere il traguardo, dove peraltro c'è una tensostruttura adeguata, anzi una struttura sportiva adeguata per accogliere le premiazioni. Attenzione, perché Amor è stato a questo punto sorpassato anche dall'altro keniano, si profilano allora i due keniani protagonisti, e troppo staccato Amor non riesce a ricucire questo svantaggio che via via aumenta, diventa di 30-40 metri, e a questo punto difficile pensare ad un recupero per Rashid Amor,
Sono due i keniani che hanno fatto una sorta di gioco di squadra, talentuosi al massimo negli allunghi. Guardate gli allungo, finale impressionante, pare un finale da 800 metri. C'è Eric Chir-Chir che sorprende ancora il suo connazionale, come accade esattamente ad Arezzo, e vince questa Garda Trentino Half Marathon, 1:04:45. Eric Chir-Chir, ed è in questa sesta edizione il 2-3 quarto keniano della storia di questa gara che si aggiudica la prova. Rashid Amor, che ha perso contatto al 20° chilometro, non è riuscito a reggere gli allunghi irresistibili di questi keniani, che hanno primati personali importanti. Abbiamo intanto quindi terzo Amor, quarto Erik Skog, lo svedese di Sparvagen, una città non lontana dalla capitale, Stoccolma. E poi abbiamo Rashid Jarmouni, che pensate, per il terzo anno consecutivo arriva quinto, incredibile. È stato con i protagonisti fino al 15° chilometro, poi evidentemente qualche problema fisico lo ha frenato. E poi c'è Battocletti, che arriva sesto. Primo degli italiani. Dietro Battocletti c'è Igor Rizzi, buono il tempo del bergamasco. E prima dei saluti, quattro chiacchiere proprio con Battocletti. No, io oggi non dovevo guardare gli avversari, dovevo guardare dentro di me, capire le mie sensazioni. Ho appena iniziato la preparazione invernale, dopo un'estate travagliata, perché ho preso mononucleosi, e quindi è saltata la maratona autunnale. Dovevo correre a Milano, però ho già deciso tempo fa che non l'avrei fatta. Però il prossimo anno è un anno importante, e oggi comunque sono soddisfatto perché ho corso sui miei ritmi e va tutto bene. Veniamo adesso alla gara donne, perché c'è Stefania Benedetti, attenzione al tempo, che vince qui a Riva del Garda con 1:14:22, ed è il terzo tempo di sempre dietro a quello che ottenne la Jozia e la Javornik, entrambi nel 2005. Bene quindi la Benedetti, che ha dovuto faticare per staccarsi la scomoda figura di Laura Giordano, tant'è che si sta girando per capire se il suo allungo ha prodotto risultati importanti, perché se l'hai vista lì, Laura Giordano ottiene il primato personale, brava la tua atleta marchigiana, 1:15 e pochi secondi, 1:15:13. Adesso io vi saluto e vi lascio alle interviste. Però vabbè, si è corso bene tutto il resto del percorso, un po' di vento, però ho trovato qualche buon uomo che talvolta mi copriva. È stata una bella gara, sono contenta. L'avversaria, che sinceramente non so chi sia, di tutto rispetto, molto caparbia, e mi ha fatto sudare le solite sette camicie, però sono contenta. È stata brava anche lei, mi ha allungato al 16°, io non ce l'ho fatta reagire. Ma sono contenta lo stesso che ho fatto il personale. Arrivi continuo, e deve essere un applauso continuo. Forza, fuori le mani dalle tasche. Bene, ho fatto una considerando che il finale era duretto. The location is very nice. It's not that much hilly. It's very nice, but the last about 3 kilometers is somehow elevation. It's somehow hilly, but generally the course is very very good. But it's so nice, but not. It's difficult to run faster time because it's very cold today, and generally it's somehow cold. It's not that very easy to run 62 or 63. Yeah, it needs a lot of challenge from maybe strong group to stay with. Quarto posto, lasciamo andare!